Ma buongiorno, da quanto tempo che non ci si vede? Boh, saranno 3 mesi, 4 mesi, non mi ricordo neanche quando è l'ultima volta che ho registrato, che ho pubblicato l'ultimo video. Chissà se mi ricordo ancora come si fa. Allora, dove eravamo rimasti? Eravamo rimasti che vi annunciavo, se non sbaglio, la chiusura del mio negozio, del mio shop online, Raw Beauty. Sicuramente su Instagram ve l'ho detto, ve l'ho stradetto miliardi di volte. Mi sembra anche qua di aver pubblicato un video del genere. Sappiate che ci saranno un sacco di tagli perché io non sono più pratica, ecco, quindi devo un attimino riprendere la mano. Allora, prima di tutto, prima di iniziare questo video, volevo ringraziare tutte le persone che sia su Instagram che qua su YouTube intanto sono rimaste nonostante io non avessi pubblicato nulla, e voglio ringraziare anche le nuove persone che si sono iscritte nonostante appunto io non mi sia fatta vedere per nulla. Quindi benvenuti e bentornati a tutti. Ma cosa faremo in questo video? Allora, io mi truccherò, visto che non ci si può, non mi si può vedere così, ma quello di cui voglio parlarvi è appunto cosa è successo in questi 3 mesi e cosa succederà nei prossimi mesi. Ma iniziamo a cancellare queste occhiaie perché non mi si può più guardare. Come correttore io sto utilizzando in questo momento il nascondino di Neve Cosmetics perché ovviamente avendo avuto il negozio online ho le scorte per un po' di tempo piano piano, anzi sono riuscita devo dire a svendere la stragrande maggioranza delle cose, ma ovviamente un po' di scorte mi sono rimaste, quindi mi sembra giusto terminare quello che ho già acquistato prima di comprare altra roba. Allora, io dicevo, sto utilizzando nascondino nella tonalità light. Allora, intanto, cosa è successo in questi 3 mesi? In questi 3 mesi, quindi da fine novembre fino a fine febbraio, è successo che dovendo chiudere il negozio avevo bisogno ovviamente di cercarmi un nuovo lavoro. Settembre, ottobre, insomma, mi sono messa a cercare lavoro e ho iniziato a lavorare come vice responsabile di negozio il 20 di novembre. Nel frattempo ovviamente chiudo anche l'attività. Tutto bene, se non fosse che questo lavoro mi ha completamente risucchiato. Ha risucchiato le mie energie e tutto il tempo a disposizione, cioè tutto il tempo libero ovviamente a disposizione che avevo a disposizione l'ho utilizzato ovviamente per la mia famiglia, mio figlio e per dare una ripulita veloce alla casa. Basta, cioè questi 3 mesi non ho fatto altro. Mi sono trascurata, ho trascurato anche la casa, si può dire, perché comunque la ripulivo giusto cioè la sistemavo e la ripulivo giusto per essere una casa abitabile, nel senso. Ho abbandonato, ho lasciato indietro il corso di cosmetologia, insomma, mi ha completamente risucchiato tutto il tempo che avevo a disposizione, tanto da non ritrovarmi neanche più, cioè non riuscivo ad avere il controllo delle cose. Ero proprio in balia degli eventi, cioè è veramente una situazione che non vi so descrivere, ma proprio, cioè, lasciavo capitare quello che mi capitava in sostanza, senza avere appunto il pieno controllo. Questa è l'altra punta che uso come illuminante, diciamo così, come correttore illuminante. Beh, insomma, sta di fatto che poi, questo è un graffio di Simba, maledetto, il mio gatto. Sta di fatto che oltre ad essere risucchiata completamente da questo lavoro, non mi sono neanche trovata bene in questo ambiente per tutta una serie di motivi che non sto qui ad elencarvi perché non è giusto, non mi sembra giusto e non penso neanche che vi interessi più di tanto sapere perché, per come non mi sia trovata bene. Peccato perché era un'azienda, una tipologia di azienda che mi piace un sacco, un negozio che tratta articoli che mi piacciono un sacco, che si vedono tantissimo su Instagram, però vabbè, non faccio nomi. Insomma, per farvela breve, a metà gennaio ho parlato con chi di dovere per vedere, per cercare di trovare una soluzione, cosa che purtroppo poi non è stata
diciamo, mantenuta, non è stata promesse, tra virgolette, che poi non sono state mantenute, quindi io a febbraio mi sono dimessa e fine febbraio ho terminato la mia esperienza in questa azienda. Ecco, per farvela breve, per diversi motivi, non ce n'è solo uno, è tutta una serie di motivi che mi ha portato a dire no, senti, basta, se devo fare questo lavoro, se devo lavorare ma nel frattempo stare male in un ambiente in cui sì, mi trovavo bene con le persone, ma c'erano alcune cose che proprio non mi andavano bene a livello familiare, cioè che incidevano poi a livello familiare, a livello personale, quindi ho detto no, lavorare in questo modo assolutamente no. Ovviamente ho fatto un discorso di questo genere perché a livello familiare abbiamo fatto i nostri conti e abbiamo detto sì, ok, possiamo prendere questa strada, quindi ti puoi licenziare. Diversamente, se non avessimo avuto questa possibilità, ovviamente sarei andata avanti a lavorare. D'altronde bisogna ovviamente prendere le scelte in base anche alla situazione, ecco, familiare. Continuiamo col blush. Metto un blush in crema. Allora, metto uno Star System Special Effect di Neve. Colorazione, sono indecisa tra Strawberry, che è questa colorazione qua, Elda Flower, che invece è quest'altra colorazione. Penso che andrò su questa, che è un po' più neutra, diciamo, perché non so neanche come fare gli occhi, quindi vado con questa che è più neutra. E poi sfumo con lo sfumino che c'è qua dietro. Quindi è appena finito il mio percorso professionale con questa, la mia esperienza, scusatemi, professionale con questa azienda. Veniamo invece alle cose un po' più sostanziose. Mi sembra che lo sfumino assorba più prodotto, mentre ovviamente col dito, adesso forse in camera non si vede, ma dal vivo qui c'è più prodotto rispetto a qua. Vado con il mio fondotinta. Avendo la pelle grassa, io vado sempre con il fondotinta in polvere, ed è questo qua di Neve Cosmetics, colorazione, il Flat Perfection, e la colorazione Light Neutral, che è questo qua che mi si è rotto pure, vabbè, e lo metto con un pennello di questo genere. Cosa succederà adesso a livello di social? Perché ovviamente voglio riprendere in mano la situazione. Voglio riprendere in mano sia Instagram che YouTube, soprattutto YouTube, perché è una piattaforma in cui io mi ci trovo meglio. Non lo so, Instagram è bello, perché è molto bello, io sono una fruitrice di Instagram, trovi un sacco di idee nuove, ma come creatrice, mettiamola così, non lo so se mi ci troverei bene, perché prima ovviamente lo utilizzavo per l'attività, quindi ovviamente avevo cose da mostrare in base alle attività che facevo per la mia azienda, per il mio shop. Senza il mio negozio non so se andrei ad utilizzare Instagram così tanto, così spesso. Cioè, la cosa di dover fare tutti i giorni delle storie o pubblicare un post ogni due giorni, insomma, perché se no poi Instagram vede che non pubblichi, allora non ti fa più vedere agli utenti, insomma, non lo so. Cioè, YouTube è una piattaforma, a mio avviso, un po' più lenta. Proseguiamo con le sopracciglia. Uso la Manga Brows di Neve Cosmetics nella colorazione, se non ricordo male, perché qui ormai è andato via il colore, comunque Ash Blonde Cold Brown. È dotato sia di sfumino, che di due colorazioni, una più scura, una più chiara. La parte più chiara io la utilizzo per la prima parte delle sopracciglia, la parte più scura
per invece il resto. Dicevo che secondo me Instagram è una piattaforma più veloce rispetto a YouTube, no? Sia come durata dei contenuti, anche da spettatore, è una cosa che guardi così a perdi tempo, diciamo, durante la giornata, mentre YouTube, almeno io mi creo il mio momento YouTube per vedermi il video di 20 minuti, 10 minuti, quello che è, ma è un momento in cui io mi metto lì tranquilla a vedere YouTube. Quindi non lo so, YouTube lo vedo più una piattaforma, un social più coccolo, cioè più tranquillo, relax, non lo so, la vedo così, mentre Instagram mi sembra sempre tutto veloce, tutto, oh, tutto subito, tutto alla velocità della luce, quindi non so se mi ritrovo bene su Instagram adesso che non ho lo shop online, ecco, questo volevo dire. Cosa andrò a pubblicare? Allora, siccome le mie passioni sono infinite, probabilmente, sono veramente una persona che si appassiona a molte cose anche contemporaneamente, diciamo che pubblicherò in base alla passione del momento, mettiamola così. No, allora, sicuramente non mancheranno video beauty, nel senso che quella comunque è una mia passione, rimarrà. Vorrei intervallare i contenuti beauty con altre tipologie di contenuti. Per esempio, adesso che ho appunto abbandonato la mia casa in questi 3 mesi, comunque negli ultimi 2 annetti, da quando c'è Tommaso, mio figlio, ho tralasciato un po' di cose da fare qui in casa, progetti che vorrei realizzare, e quindi mi piacerebbe, essendo io designer di interni, mi piacerebbe ovviamente portare anche questo contenuto qui su YouTube, quindi ridecorare un po' casa, sistemare alcuni angoli, riorganizzare magari cassetti, insomma mobili, così. È una tipologia di video che mi piace tantissimo, quindi di sicuro i macro argomenti saranno il beauty e home decor. Allora, come palette ho deciso di utilizzare questa qua di Revolution, che è la Reloaded Iconic 2.0, e queste sono le colorazioni disponibili. Penso che andrò a utilizzare questo, allora con questo pennello vado a prelevare però come primo colore questo marrone opaco, questo tortora opaco. Fatemi sapere se questo programma per i prossimi mesi vi può piacere. Di sicuro ho in programma un video sui terminati, perché ovviamente nel frattempo ho terminato un po' di prodotti, quindi di sicuro il video terminati rimane sul canale, un po' per dirvi, per farvi sapere cosa ne penso di alcuni prodotti. Video acquisti sicuro. In tutto ciò io non vedo l'ora di iniziare a sistemare casa. Perché, ma parliamo un po' di casa mia. Allora, casa mia non ha uno stile unico in tutte le camere, perché sì, vabbè, lo stile generale è uno stile moderno. Vado a prendere questo colore qui, quindi il color khaki che abbiamo detto prima. Casa mia quindi non ha le stanze tutte uguali, arredate tutte uguali, tutte dello stesso colore, tutto esattamente dello stesso stile. A me piacciono diversi stili e mi piacerebbe andare a ricrearli nelle varie stanze. Diciamo che in ogni stanza ci sono dei colori predominanti diversi, perché appunto la mia cucina è in stile industriale, quindi prevale il nero, il contrasto tra nero e bianco, dettagli color menta. Nella camera da letto
momento le colorazioni sono beige smeraldo con dettagli oro, nella cameretta di Tommaso blu balena e color giallo, il bagno piccolino che per noi è il bagno di Giovanni che è il mio compagno è grigio e giallo, anche lì giallo, il bagno grande che poi in realtà è il mio lo vorrei fare in stile jungle, color beige e verde, ci sono tre antine verde acido, vediamo, comunque ovviamente vi farò vedere pian piano la mia casa, vi farò vedere tutti i cambiamenti che metterò in atto nella mia casa. Questo beige satinato, vado a mettere la matita, ho scelto la pastello di Neve Cosmetics nella tonalità Ego. Ok, sempre fuori camera ho messo anche il mascara, sto usando quello di Essence Get Big Lashes Volume Boost, questo qua. Ok, adesso faccio le labbra, vado a utilizzare come matita labbra Ballerina di Neve Cosmetics come rossetto di Essence 07 Natural Beauty, che però non credo che esista più. Ok, quindi questo è il make up completato, come vi ho detto non è che ho fatto cose particolari, un make up molto semplice, ma così giusto per parlare un po' insieme, per dirvi che sono tornata, spero di rimanere tra l'altro, spero di riuscire ad essere costante, ma nulla, io spero che dovrei avervi detto tutto, eventualmente vi scrivo, se ho dimenticato qualcosa vi scrivo nell'info box, però soprattutto che appunto anche questi nuovi argomenti di casa vi possano piacere. Ripeto, ci saranno sempre argomenti beauty, parlerò di quello che mi appassiona. Se vi va ovviamente iscrivetevi al canale, lasciate commenti e like come se non ci fosse un domani. E basta, direi di chiudere questo video perché ho già parlato troppo e non so neanche se ho fatto un discorso che abbia un filo logico. Vedremo in fase di editing. Basta.